una gran brutta giornata oggi. Oggi prepariamo alcuni elementi per fare uno strumento che è poco conosciuto, ormai diciamo superato da tantissimi altri strumenti elettronici, moderni, ottici, sicuramente superiori a questo che andremo a fare. Nel passato è stato molto usato, addirittura ci sono anche state recentemente delle polemiche sull'uso di questo strumento anche da parte dei grandi, addirittura arrivando a Caravaggio, eccetera. Bene, adesso lasciamo perdere queste piccole divagazioni. Abbiamo uno specchio, un vecchio specchio ricreato da chissà dove, lo taglieremo a una misura che adesso andremo a verificare, faremo intorno agli 8 cm, 8x8, faremo un quadrato, 8 cm, segnato, ecco, tagliavetro preso dal cinese, 4 euro abbondanti. Ecco, adesso che abbiamo tagliato il nostro specchio, dovremo fare soltanto, dovremo fare ancora dei pezzi, un supporto per questo specchio, con un'angolazione particolare che adesso andremo poi a verificare. Noi praticamente dovremo fare un aggeggio tipo questo, però non so se si vede, cerco di rimarcarlo un poco pennarello. Dovremo fare uno scatolotto tipo questo. Sopra verrà praticato un foro, qui ci metteremo due staffe. Comunque, ecco, questo qui è il nostro aggeggio che dovremo costruire. Praticamente questo specchio andrà in questa posizione, queste sono le due guance che terranno insieme il tutto, un tappo in cui verrà praticato un foro da cui poi traguarderemo, e questa parte anteriore che conterrà poi un semplice vetro. Bene, l'angolazione è di 30 gradi, quindi questo angolo qui è di 30 gradi. È tutto abbastanza semplice, non occorrono grandi cose. Ecco, lo specchio l'ho incollato con un po' di silicone, l'ho bloccato, poi ai lati avete visto ci andranno queste due guance che poi andrò a incollare per bene, il tappo, e questo è il lavoro. Andiamo avanti, una spruzzatina di colore scuro, così. Ecco, adesso abbiamo praticamente tutti i pezzi che ci servono per poter assemblare il nostro marchingegno, la nostra camera lucida, come viene chiamata. Questo è il supporto che reggerà il tutto, praticamente è un triangolino di legno e una barra filettata che sarà il nostro sostegno di tutto l'aggeggio. Ho preso un blocchetto di legno in cui ho praticato un foro che poi andrà inserito in questa barra filettata che ci servirà per regolare l'altezza, e una barretta filettata che è praticamente una barretta che serve per mantenere le lamiere zincate sulle coperture. Si trova in ferramenta a un prezzo veramente modesto. Questo è il nostro marchingegno che contiene lo specchio, come vi ho detto è a 30 gradi di inclinazione, qui andrà un vetro lucido, metterò dopo così posso pulire poi l'interno, il foro da cui osserveremo poi l'immagine. Ho realizzato sempre con un legno semplicissimo, ho fatto un blocchetto in cui ho fatto un foro, e in questo foro andrà messa poi questo blocchetto che servirà sia a mantenere
diciamo così, l'altezza e sia a regolare poi l'inclinazione dello specchio. Ora lo monto velocemente, questa è un'operazione che praticamente si fa soltanto una volta, la volta che viene assemblato il tutto. Io adesso lo faccio, poi lo smonto, lo vernicio e niente, così poi sarà pronto. Ecco, ora non so se si riesce a vedere, comunque questo qui è il nostro supporto. Questo è il nostro supporto per regolare l'altezza a cui vogliamo posizionare il nostro specchio ottico. Ecco. Un altro rondello in dado. Ecco il supporto montato, si può vedere questa parte qui che è quella che sorregge lo specchio e regola anche l'altezza dell'apparecchio. Questa qui è la possibilità di farlo basculare in modo che si possa trovare l'angolazione giusta. È molto semplice, come vi ho fatto vedere la realizzazione di questo piccolo espediente. Poi la base è un semplice triangolo di legno, un avanzo di lavorazione, diciamo. Se dovesse essere necessario, si può benissimo prendere un morsetto e bloccare il tutto, quindi non ci sono poi assolutamente problemi per posizionarlo su un tavolo, su un qualsiasi supporto che ci possa poi essere comodo. Ecco, questa è l'immagine che si vede attraverso il nostro forellino, è un'immagine abbastanza nitida. Ecco, adesso metto la mano sul foglio, considerate che se avessimo la matita potremmo disegnare i contorni. Dal vero, diciamo così, è ancora un po' più nitida l'immagine. Ora con la telecamera non riesce bene a mettere a fuoco, sono molto molto vicino. Ecco, questo è il foglio bianco e questa è l'immagine che stava, diciamo così, riprendendo. C'ho il gatto che è molto interessato alla cosa. Beh, non ho altro da aggiungere. Alla prossima.